Ah no, comunque è tutto finto, cioè questo è un video e questa è di plastica. Bene. Così allo specchio rende ancora di più. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi sono qui per farvi vedere un sacco di illusioni ottiche 3D veramente fighe. Io sono super fan delle illusioni ottiche, mi piacciono fin da quando sono bambino e sono anche pieno zeppo di libri con illusioni ottiche, tra cui questo che ve lo straconsiglio. E per questo video, sempre grazie a No Limits 3D, abbiamo creato delle illusioni ottiche veramente fighe. Tipo questa che avevamo già visto nello scorso video del triangolo di Penrose. Questa volta l'abbiamo fatto in grande per vedere come veniva. Io inoltre sono pieno zeppo di oggetti che creano illusioni, tipo questo. Figo, eh? Quindi senza perdere altro tempo partirei con le illusioni. La prima che voglio farvi vedere è questa, ovvero la scala di Penrose. Infatti come potete vedere abbiamo riportato su modellino 3D una scala infinita. Infatti sembra sempre una scala che sale, quando in realtà è stata appunto costruita in questo modo, come potete vedere. Però l'illusione è molto figa. La seconda illusione che voglio farvi vedere è questa, ovvero una freccia che punta in questo caso a sinistra. Però fate attenzione, se ci mettiamo uno specchio, potete vedere come la freccia cambi completamente direzione. Da un lato punta verso sinistra e dall'altro verso destra. Come potete vedere, la freccia in realtà è fatta in questo modo. Stupendo. Questa illusione è del dottor Kokichi Sugihara, credo si pronunci così, che è un professore dell'università Meiji di Tokyo. E sempre su questo concetto è stata costruita anche questa. Guardatela allo specchio. Infatti, come potete notare, dallo specchio sembra un cerchio, mentre dal vivo è una sorta di fiore. Possiamo farla anche al contrario, ovvero dal vivo un cerchio e dallo specchio fiore. Così allo specchio rende ancora di più. Ma guardate che roba, raga, fa paura. Un'altra illusione veramente figa utilizza questo pezzo di plastica e il sole. Guardate bene. E da questa prospettiva, con l'ombra, ecco a voi la Statua della Libertà. Ovviamente è fatta così. E se azzecchiamo, ovviamente, credo che sia così, esatto, l'ombra giusta, sembrerà la statua sul piedistallo. E sempre con il sole, grazie a questo oggetto, posso farvene vedere un'altra. Stessa identica cosa vale per la scritta YouTube, che se viene messa così, come potete vedere, crea il play button, oppure così la scritta. Ora vi faccio vedere un paio di oggetti veramente impossibili, come per esempio questi cubi rompicapo. Come potete vedere è formato da tre parti identiche che scorrono insieme in modo super soddisfacente per creare un cubo, e ogni parte scivola su un'altra. Ma quanto bello è! Ovviamente li abbiamo fatti di diversi colori. E quando si smonta è un bel problema, perché bisogna provare a ricostruirlo, ma non è per niente facile. Perché infatti ogni pezzo deve essere posizionato in modo tale da scorrere su un altro. Infatti in questo rompicapo non va usata la forza. Si deve cercare di mettere i pezzi contemporaneamente. Eccolo qua. E il cubo si riforma. Mamma mia che bello. Altro oggetto illusione ottica è questo, che è sempre formato da dei triangoli di Penrose e in realtà, come potete vedere, è un semplice portatelefono. Molto figo però, perché anche su questo si forma il triangolo impossibile. Quindi se lo appoggio così e ho il telefono, qua si forma il triangolo. Vabbè, questo è più un oggetto utile che altro. Ora vi faccio vedere invece un oggetto completamente inutile, ovvero questo. È un ingranaggio senza un centro, senza un punto di rotazione, come potete vedere, e semplicemente può essere utilizzato come antistress. E sì, mi sta antistressando. Ovviamente l'abbiamo fatto anche di altri colori, e se lasciate un commento qua sotto scelgo una persona tra di voi e vi regalo uno di questi. Ora vi faccio vedere l'oggetto più strano che ho, ma non so se funziona, lo spero, ovvero questo. Come potete vedere sembra un palazzo, con queste sarebbero le finestre, su un supporto. In realtà questa, ragazzi, è una meridiana digitale. Che cosa vuol dire? Ovvero, in base a come passa la luce del sole attraverso questi buchetti, si proietterà attraverso, grazie all'ombra, un orario. Questo è veramente geniale, lo proviamo ora con il sole, anche se non ce n'è molto. La più bella è ovviamente questa, secondo me, che come potete vedere segna l'orario. 10:40 sarebbe appunto l'orario di quella meridiana. Adesso non so bene come funzioni, però comunque la cosa figa è che forma con i pallini 10:40. Questo è veramente incredibile. Come ultimo oggetto impossibile volevo farvi vedere questo, ok? Che da questa angolazione potrà sembrarvi ovviamente una cavolata. E visto dalla giusta angolazione appunto sembrerà un oggetto impossibile. Questo è proprio strano. Guardate che roba. Eccolo qua. Bomba! È stato difficile trovare l'angolazione di questo. E poi raga, concluderei con quello con cui ho iniziato, ovvero questo.
Ma quanto bello è. Nello scorso video avevo fatto il lavandino e ora abbiamo fatto la tazza di latte. Sembra vera di brutto. E niente ragazzi, queste erano le illusioni per questo video. Fatemi sapere qual è stata la vostra... No, lo no. Ok, ce l'ho fatta. Fatemi sapere qual è stata la vostra preferita e perché. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video. Vi mando un mega bacio e un abbraccio. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.